Se l'ho fatto è perché sono tuo amico. E come amico ora ti chiedo che tu mi capisca, senza creare complicazioni. L'unica cosa che ti chiedo è di posticipare un po' la partenza. Per favore, Mattias, la mia vita sta cambiando. Io voglio che tu ci sia, perché tu veda, voglio che tu con mi veda tempo felice. Mi capirai e mi darai ragione, dammi retta. La cosa migliore è che io me ne vada. Per il bene tuo e della tua famiglia. Cosa vuol dire? Non ti capisco, io non... Forse non mi sono spiegato bene, forse non sono stato chiaro. Tu sei il mio migliore amico, io farei qualsiasi cosa per la tua felicità, qualsiasi cosa. Per questo insisto, per favore, Mattias, da amico, aspetta ancora un poco. Aspetta che si sistemino le cose. Per favore. No, mi dispiace, ho già preso la mia decisione. Io parto. Ti amo! È il momento più bello della mia vita! È il momento perché, più bello mia cara della mi senta mia essere vita. Così allegra? Ah, Greta, la vita è meravigliosa e voglio viverla, viverla fino Salve in fondo! A tutti! Buongiorno, ragazzo mio! Buongiorno! Mettetevi a tavola! Buongiorno, Flor! Avere fame? Buongiorno. Allora, mettetevi a tavola! Ciao, Flor! È tutto pronto e dopo andremo a fare una passeggiata! Io ho l'allenamento, ma se vuoi vengo a spasso con te, rinvio nai, tutto, nai, Flor! Nai, devi tenerti in allenamento! Avanti, mangiate e non lasciate niente! Bene, ragazzi, che siete tutti qui! Ma che felicità! Ah, quanto sono contenta! Quando ci perdonerai per la storia della colla? Mai! E tu a mangiare con bocca chiusa! Io non poter stare arrabbiata troppo grande, a lungo con i miei bambini! Tesori miei! Ah, sì, bisogna abbracciarsi, bisogna volersi bene! Buongiorno! Ah, buongiorno, signor Federico. Buongiorno! Le verso subito il suo caffè. Grazie. Signor Freezer. Cosa sta facendo, Flor? Ah, che sbadata, mi scusi. Va bene, non fa niente. Federico. Sì, Flor, non fa niente. Scusi. Federico. Sì, sì, Martin, Federico, che c'è? Che senti, devi dirmi? Oggi farò tutto quello che mi hai detto, E io cosa ti ho detto? Possibile che non lo ricordi, di affrontare i pazzi una volta per tutte. Sì, è pazzo. Sì, già. Mi passi mi sembra lo un'ottima idea, è grazie. Giusto che un uomo... Che ama si mette in gioco completamente. Tieni, va bene. Nico, mi accompagni? Mi Io? Farei da accompagnatore in caso di necessità, da sostegno. Ma... Buona fortuna. Ciao. Ci fate posto, per favore, Tieni, signori. Mamma, siediti sì, e prendi qualcosa sì. con te il calcio, così ti si fortificano le ossa e la mente si robustisce, i muscoli si Chiudi la bocca, fai la tua colazione e fila a lavorare. Sì, mamma. Bene, silenzio, per favore. Silenzio, per favore. Fate molta attenzione. Quello che vi dirò è molto importante. Ti sembra il momento opportuno, Federico? Delfina non è scesa a colazione, non te ne sei accorto? Sì, me ne sono accorto. E cosa importa? Avanti, Federico, ti ascoltiamo. Un momento, per favore, un momento, per favore. Florenzia, fidati di me, va tutto bene, stai tranquilla. Su, quante smancerie, Franco, prego, che devi prego, dirci, coraggio. Ma... Ascoltate, Mattias andrà a vivere in Germania. Cosa? Come va a vivere in Germania? E tu non hai provato a fermarlo? Io non posso proibirgli nulla, lui è una Come? Persona adulta, può Ma fare quello che gli puoi pare. Ma figlia, puoi proibirglielo, è tuo amico, deve restare con noi. Se ne va per colpa mia. Cosa? E cosa c'entri tu con questa storia? Io devo chiarirmi con Mirta, perché non è possibile che voglia mettermi il collare da fidanzata ufficiale. Mi capisci, no? Io non... No, Io no. spero tutto al contrario. Voglio che mi metta il collare, la catena e che mi porti fuori a passeggio tutte le sere. E, beh, forse ho un po' esagerato. Fai finta di niente, ti prego, fai finta di niente adesso. Scusa, ma che succede? Laggiù c'è Mirta, non voglio che mi veda e siccome non ho deciso, non voglio Scusa, troppe domande. Come non hai deciso? Il fatto è che io stesso non capisco perché... Perché prima stavo male, perché non mi filava nessuna e ora sto peggio perché mi avanzano, non capisco. Tu hai seriamente bisogno di uno psicanalista. Tu dici? Scusa, ma devo andare a buttarmi a pesce come mi ha consigliato Federico e speriamo che funzioni. Beh, credo che non sia il momento migliore. Mattias vuole andarsene per colpa tua, è ovvio. Non è ovvio per niente, Maya. Mi hai detto poco fa che è tua la colpa. Sì, per colpa mia, perché tu me lo hai messo alle costole. Per questo vuole andarsene, si è stancato. No, non se ne vuole andare per questo. Vuole andarsene perché ha litigato con Nata ed è per questo Ma che... Ma che mi prendi in giro? Per Nata? E tu sì. gli credi?
No, non gli credo. Bene. Ma che riguardi te, non è possibile. Come non è possibile? Mattias è come uno di famiglia. È un Fritzenwalden. Ho bisogno di parlare con lui. No, 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 perché se non l'ho convinto io, non potrei convincerlo nemmeno tu. E tu puoi lasciarlo andare via così? Sei davvero insopportabile. Maya, stai attenta come parli. Sono il tuo fratello maggiore, è chiaro? Io penso a lui, gli voglio molto bene, è il mio migliore amico. Ma non posso cambiare una sua decisione. Non puoi fare niente. Sì, certo, come sempre. Fine della conversazione. Ehi, di casa! Buongiorno, come va tutto bene? Vale, vieni via. Sì, vengo, quanta fretta! Che mattinata, eh? Ciao, signor Federico. Ciao, signora Florenzia. Come hai dormito? Molto bene. E tu? Bene. Bene. Sì. Mi fa piacere. Appena Franco tornerà dall'allenamento andrò a parlare con lui e... Adesso vado a parlare con Delfina. Ottima idea. Grazie per il caffè. Mi dici una cosa, Flora? Cosa? Ti amo così tanto, e tu? Infinitamente. Lo amo, lo amo! Ah, bene. I tuoi preparativi proseguono. Te l'ho già spiegato, ora devo pensare solo a me. Certo. Non complicarmi le cose. Vedo le questioni in sospeso e le risolvo prima di partire. Risolvi, risolvi tranquillo. Comunque, oggi stesso penserò a trovare un altro avvocato. Uno che non mi abbandoni all'improvviso. Se hai bisogno, sono nello studio. Vai pure. Delfina, sono contento di vederti perché vorrei finire la nostra conversazione. È molto importante per me. Sì, anch'io ho una cosa molto importante da dirti. Non sono riuscita a dormire tutta la notte. Neanch'io ho dormito. È positivo che siamo d'accordo. Chi comincia? Io. È una cosa troppo importante. Anche per me è così importante che sarà meglio... Ho un ritardo. Sì, amore mio. Credo di essere rimasta incinta. Chi lo avrebbe mai detto, no? E pensare che solo qualche giorno fa abbiamo assistito ad un parto. E ora tocca a me. È come un segno del destino. Sì. 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 Vero, amore? Quando ripenso a quanto sono stata stupida l'altro giorno, vorrei sprofondare, ma ora capisco perché ero così nervosa. Era questo nuovo stato che mi faceva sentire diversa dal solito. Certo, ma capisco, però Delfina, aspetta a parlare. Cosa? Aspetta. Forse potrebbe non essere un ritardo, potrebbe essere... Potrebbe essere un errore. No, non è sicuro sicuro. Certo che no, però noi donne abbiamo come un sesto senso che ci dice se siamo incinte veramente. Oh, vita mia. Amore mio. Sei contento? Io dico che se questo è vero, se è come io penso, sono in ottime mani e tu sarai un grande padre. Qualcuno avrà un problema. Veramente non capisco. Ti ho vista baciare quel ragazzo e sembrava che andasse tutto bene e tu mi dici che va male. Vedi, Martin, il fatto è che non ha avuto alcuna importanza. Nel senso, io pensavo che mi sarebbe piaciuto, ma non è successo. Perché se un ragazzo, uno che mi piace, mi bacia, non sento niente, ho un problema io? No. No, sicuramente non sei innamorata di lui, punto e basta. Forse ti sei solo presa una cotta, niente di più. L'amore vero è un'altra cosa. Ah, e dimmi, come faccio a passare dalla cotta all'amore vero? Ah, Mir!
vita! Ciao, Nicola. Ciao. Sto ancora aspettando la tua risposta. Sì, sì, giusto, appunto. Giusto appunto, io... Allora ti ascolto. Io, come ti dicevo, io vorrei dirti... Dimmi, ti ascolto.